apriamo la pagina della sanità e lo facciamo con il nostro amico Tullio Laino. Buongiorno. Buongiorno Martino. Allora, Tullio, finora in camera caritatis, per così dire, lontano dai microfoni, abbiamo parlato un po' di quelle che potrebbero essere le soluzioni per la nostra disastrata sanità, che anche quest'estate ci ha fatto parlare e non poco, purtroppo sempre in negativo. I problemi strutturali, logistici, di personale, insomma, li sappiamo bene. Ecco, tu vuoi subito lanciare una proposta, come salvare la Calabria? E allora, in tempi non sospetti, ovvero sia già dalla sua emanazione, ho espresso le mie riserve sul decreto legge numero 35, il cosiddetto decreto Calabria, convertito nella legge numero 60-2019. Torno a ribadire a riscontro l'inopportunità, l'inefficacia, l'insipienza giuridica di questo provvedimento che di straordinario ha avuto soltanto il titolo, ma che non ha prodotto quegli effetti che il team governativo che fa capo alla ministra Grillo e al commissario Cotticelli avevano tanto sperato e propagandato. Alla luce di questa trascorsa estate, fatta di inefficienza, di assenza di management nelle aziende sanitarie e nelle aziende ospedaliere, dove hanno, dico tra virgolette, regnato, ma non regnato, i cosiddetti dirigenti generali reggenti che sono stati preposti per effetto del decreto 35 allo svolgimento della ordinaria amministrazione, ribadisco che a riscontro questi reggenti no, hanno garantito molto meno che l'ordinaria amministrazione. Quindi la situazione, invece di avere effetti migliorativi, ha avuto sicuramente effetti peggiorativi tali e tanti da far affondare, diciamolo senza giro di parole, nel baratro la già disastrata situazione sanitaria regionale. Nel termine di 4-5 mesi, il decreto legge 35 2019, la legge di conversione, la numero 60 del 2019, hanno prodotto quale effetto risultante la nomina di due commissari governativi, vale a dire la dottoressa Panizzoli e la dottoressa Mastrobuono, E altri che sono poi fuggiti anche. rispettivamente all'azienda ospedaliera di Cosenza e all'azienda ospedaliera pugliese. Il terzo nominato, ovvero il dottore Gentile, sta aspettando ancora il decreto di nomina, sta aspettando che gli venga notificato, dopo la deliberazione del Consiglio dei Ministri, il decreto di nomina da parte della Ministra della Salute. Questo è il quadro sinottico dell'ulteriore disastro prodotto dal decreto cosiddetto Calabria. Ecco, e da questo punto di vista quindi bisogna andare per decreti emergenziali, secondo te? A questo punto, considerato il fallimento della gestione ordinaria, considerato il fallimento della gestione commissariale, considerato l'inefficacia, no, anzi l'aggravamento per certi versi prodotto dal decreto Calabria, si pone quale scenario ultimo,
nel tentativo di salvare quantomeno le prestazioni essenziali, il provvedimento di protezione civile, che è normato già da diversi provvedimenti legislativi, vale a dire la legge 225 del 92, il decreto legislativo 112 del 98, il decreto legge 343 del 2001, che dà alla protezione civile in situazione di estrema emergenza il potere di governance della sanità con provvedimenti emergenziali. E alla luce di quanto detto, ritengo che questa a consuntivo sia il provvedimento da adottarsi a cura del governo, che deve durare, a mio modesto parere, confortato anche da pareri di ben altro rango, quantomeno 5-10 anni nel tentativo di rimettere in sesto il disastro sanitario attuale calabrese, derogando per tale periodo dai principio di sostenibilità del debito pubblico, perché se questi provvedimenti dovessero essere ingabbiati dal principio di sostenibilità del debito pubblico, ci dovremmo tenere il piano di rientro con tutti i disastri nefasti prodotti dal 2009 al 2019. Cioè, in ovvero sia nel momento in cui siamo passati da 30 milioni di disavanzo a 160 milioni di euro di disavanzo, e che non sono reali, perché se andassimo a fare il consuntivo o il mancato consuntivo dell'ASP di Reggio e dell'ASP di Cosenza, no, il disavanzo gestionale salirebbe a ben altre cifre che giustificherebbero, vigente l'attuale legislazione, il blocco del turnover. Quindi il blocco del turnover, alla luce di questo disastro gestionale, secondo me è un miraggio che difficilmente il governo potrà mettere in atto. Abbiamo capito, ed è logico però appunto, che in Calabria bisogna cambiare definitivamente il sistema. Nel momento in cui giustamente noi dobbiamo pagare sempre per debiti storici che, come hai ben spiegato, non sono stati neanche quantificati del tutto, perché come è il caso di Reggio Calabria, ecco, dove c'è la triade commissariale, no? Ecco, ad esempio, la commissione d'accesso. Non si riesce addirittura a quantificare il debito, ma non si riesce a quantificare neanche all'ASP di Cosenza. Sicuramente. No. In misura meno gravosa a Cosenza, ma non meno importante rispetto a quella di Reggio Calabria. Parliamo comunque di dove è stato dichiarato il default, è stata sciolta l'azienda, certo, sanitaria provinciale di Reggio. Si pensa che il debito non rendicontato negli ultimi 4-5 anni possa, in via ipotetica, e qui stanno intervenendo i commissari, possa ammontare, dicevo, a 400-500 milioni di euro. La sola ASP di Reggio Calabria. Di Reggio Calabria. Ecco. Quindi immaginiamo un pochino se i calabresi dovessero pagare all'incirca 600-700 mila euro di milioni di euro di debiti all'incirca per i prossimi 50 anni. In Calabria non si potrà assumere neanche una pulce, voglio dire. Sì, verrebbe sicuramente vanificato quanto disposto dall'articolo 11, commi 1, 2, 3, 4, 4 bis e 4 ter del decreto 35 convertito nella legge numero 60, ovvero sia nel decreto Calabria. No.
Ecco, noi adesso ci troviamo alle porte della campagna elettorale per le regionali. Immaginiamo un'alleanza PD Movimento 5 Stelle come per esempio sta avvenendo a livello nazionale. Il PD ha preso delle decisioni in Calabria che ancora oggi fanno vedere i loro effetti Ci fanno leccare le negativi. ferite ancora. Il Movimento 5 Stelle doveva salvare la Calabria, invece ha burocratizzato ancora di più il Sì, tutto. mancando di autorevolezza di governance. Tu pensi, Martino, che veramente una rappresentanza parlamentare così numerosa, fatta da 12 senatori, da 12 deputati e 6 senatori, non abbia potuto incidere nei processi decisionali della governance ministeriale? Io ritengo assolutamente di no. Non Infatti. c'è stata la volontà politica di condizionare in positivo le scelte della governance ministeriale. In altri tempi, io dico, voglio parlare ai tempi della Prima Repubblica, una rappresentanza parlamentare di un partito con 18 tra deputati e senatori al ministro della Salute lo avrebbe fatto nero, no, l'avrebbe costretto obtorto collo a prendere decisioni shock. Io parlo sempre, no, e in questo sono sostenuto da posizioni autorevoli, come quella del professore Ettore Iorio, di piano Marshall. Noi abbiamo bisogno di un piano Marshall per quanto riguarda la sanità calabrese. Anche perché voglio dire, la Calabria, la situazione della Calabria si tirerà poi, vuoi o non vuoi, porterà dietro di sé la Campania e come Il dicevi prima, Molise, il Molise e il anche la Puglia, Lazio. Il dicevi, Lazio e insomma. la Puglia, che mi sembra borderline, e la Sicilia, che pure è una regione borderline con il piano di rientro. Ecco. Quindi voglio dire, alla fine la situazione in Oltretutto, tutto il l'esperienza Mezzogiorno è bloccata. pluridecennale del piano di rientro ha dimostrato una cosa, che non si è bonificato il debito, no. Anzi, il debito è lievitato, no. Debito presunto ormai, dobbiamo Presunto, dire. perché oltretutto i commissari ad acta hanno sforato nell'ambito legislativo con l'acquiescenza delle istituzioni. I commissari ad acta sono dei gestori, dei funzionari a cui è precluso per consolidato dettato costituzionale l'esercizio del potere legislativo, che in base all'articolo 121 compete solo ed esclusivamente ai consigli regionali. Ecco, ma secondo te che cosa è mancata all'interno del Movimento 5 Stelle? È mancata la capacità programmatoria, è mancata la capacità di sintesi, è mancata soprattutto la capacità di sinergia tra le varie anime, tra i vari componenti, tra i vari deputati e senatori del movimento che hanno agito singolarmente e non sinergicamente con una proposta unica, univoca e complessiva, ascoltando i tecnici di riferimento e ascoltando le istituzioni pubbliche e private. Non hanno saputo portare a sintesi quelle denunce che loro hanno fatto quando erano forze di opposizione. Erano più forti in opposizione, quindi. Ma sicuramente, sicuramente io ho fatto da supporto a qualche deputato, e sicuramente il potere di incidenza era più forte allora che non adesso. Noi però da un certo punto di vista dobbiamo provare anche ad uscirne. Tu hai fatto una proposta molto forte. Carlo Tanzi tra un po' si presenterà alle regionali. Ma Lui è stato Carlo ex Tanzi non ha capo della. rappresentato la protezione civile nazionale. Ha rappresentato la protezione civile regionale con tutte le criticità, ma preposta soltanto a me, a
porre rimedio, ove possibile, a dei disastri meteorologici. La protezione civile, che dovrebbe gestire il panorama sanitario regionale, no, io parlo di protezione civile nazionale, è tutt'altra cosa. Deve risentire di un filo diretto con la governance ministeriale, con il ministro della salute, con il presidente del consiglio dei ministri, con il ministro delle infrastrutture e con altri ministeri chiave, che possono condizionare in melius l'evolversi della situazione. Ma al capo del Dipartimento della Protezione Civile, opportunamente vigilato chiaramente, deve essere concesso, conferite il potere di intervento emergenziale che superi tutti i bizantinismi e tutti i pastrocchi che sono stati fatti. Che sono stati fatti. Noi siamo... almeno per 5-10 anni, derogando, e questo è importante dirlo, dal principio di sostenibilità del debito pubblico, se no non usciremo mai. No. Certamente. Se la Regione Calabria, in base all'articolo 119,1, ultimo periodo, rimarrà anche in campo sanitario assoggettata al principio di sostenibilità del debito pubblico, il provvedimento emergenziale di protezione civile andrà a farsi benedire. Come sempre. Noi siamo in chiusura, abbiamo giusto qualche minuto, però con te voglio commentare anche questa notizia. Ieri abbiamo letto del Veneto, oggi leggiamo invece del Friuli Venezia Giulia. Queste due regioni hanno deliberato ormai anche per impugnare il decreto Calabria, perché alla fine anche questo decreto non fa i distinguo necessari. Secondo le notizie ultime, violerebbe il principio di autonomia delle regioni, perché le regioni a statuto speciale hanno dei canali di finanziamento particolare rispetto alle regioni a statuto ordinario. Ora, l'articolo 11 del decreto Calabria fa una differenza sostanziale in ogni caso, garantendo il potere, la potestas assunzionale a quelle regioni che non sono soggette a piano di rientro, ma che peraltro sono soggette sempre al principio di sostenibilità del debito pubblico. Le regioni a statuto speciale, verosimilmente, dico, non ho letto il ricorso, ma dalle notizie di stampa posso capire, queste regioni a statuto speciale si sentono lese nel loro principio di autonomia. Comprendiamo. E bene. Il decreto Calabria a riscontro non deroga per quelle regioni a statuto speciale. E quindi si potrebbe creare l'ennesimo si potrebbe ghetto. Creare un presupposto, un vizio di costituzionalità del provvedimento. Bene Tullio, come sempre preciso, io ti ringrazio per essere stato in nostra compagnia. Voglio ricordare ai nostri radioascoltatori che poi questa intervista potrà essere riascoltata tra poco sui nostri canali. Grazie Martino, perché mi dai l'opportunità di esternare il mio pensiero e di mantenermi in esercizio. E soprattutto penso che ancora ne dovremo passiamo parlare. Dalla denuncia alla proposta. No, questa proposta che noi tecnici di riferimento abbiamo e stiamo sostenendo, ma che la governance parlamentare e la governance ministeriale attualmente allo Stato, voglio dire, non ha recepito. E questo noi vogliamo, io per concludere voglio dire, non parliamo giustamente né da tecnici e né per l'appunto per fare polemica, ma siamo calabresi che vivono sul territorio e soprattutto hanno bisogno della sanità. Io e te, caro Martino, siamo e soprattutto
lo ribadisco ora, siamo utenti. Esatto. Oltre che giornalisti e tecnici o politici. O politici, certo.